Visto che abbiamo una giornata molto fitta, vogliamo iniziare subito gli interventi dando la parola al compagno Antonio Erbici. Cento anni fa, esatti, la Russia era attraversata da mobilitazioni eccezionali. Siamo alla vigilia della rivoluzione, in realtà, che come sapete per la differenza dei calendari avviene il 7 novembre. E le ultime settimane sono settimane decisive, mosse da un'agitazione febbrile, perché la situazione è in uno stato di impasse e c'è un lavoro frenetico che i bolscevichi fanno, ponendo all'ordine del giorno la questione dell'insurrezione, ponendo l'idea di prendere il potere, ponendo apertamente l'idea di chiudere quello che era lo spazio che si era aperto con la rivoluzione di febbraio e fare in modo che tutto il potere passasse definitivamente ai soviet. Sono settimane, dicevo appunto, frenetiche in cui i bolscevichi riescono a conquistare pezzo pezzo il grosso del popolo, in particolare dei lavoratori, degli operai, della classe operaia di Pietrogrado, che è il cuore del proletariato rivoluzionario, ma che poi riescono ad estendere al resto della società. È una mobilitazione che riesce a trascinarsi dietro tutta la parte viva della società russa e che può porre quindi all'ordine del giorno la questione della trasformazione, la questione della rivoluzione. Tutto questo avviene non perché c'è un piccolo gruppo in grado di cospirare, in grado di attuare un colpo di Stato, non avviene perché è semplicemente la testa di un singolo uomo che riesce a pensare una trasformazione radicale della società. Avviene perché c'è un processo gigantesco di mobilitazione e di partecipazione attivo delle masse. E quello che spaventa, a distanza di 100 anni, che ancora spaventa della rivoluzione russa, è questa idea, che se ci pensate è un'idea semplice, è l'idea che le persone comuni, gente che lavora, gente che è abituata a dover faticare, a non dover pensare, a non dover decidere, possa svegliarsi, possa prendere in mano il proprio destino e possa lottare per prendere il potere. Questo è quello che ancora spaventa i borghesi di oggi ed è quello che in realtà ancora oggi può insegnarci la rivoluzione russa e può insegnarci quella che è la storia di quel processo, cioè l'intero anno del 17 che con l'ottobre appunto si chiude. Discutere quindi della rivoluzione 100 anni dopo per noi non è un'operazione da museo, come diranno gli altri oratori dopo di me e meglio di me, ma è qualcosa che ci serve per spiegare la necessità oggi di lottare per la trasformazione della società. Noi non siamo appunto trastorici, non è un dibattito accademico, non siamo archeologi, abbiamo però la necessità di spolverare, di togliere l'incrostazione con quel processo ha visto nel corso dei decenni. Uno di queste è ovviamente lo stalinismo, cioè il fatto che quella rivoluzione venga associata, no, con quello che è stato il processo di degenerazione della rivoluzione bolscevica e la nascita appunto del regime stalinista. Ed è proprio per questo che abbiamo dedicato spazio, dedicheremo spazio anche in questa nostra discussione oggi alla pubblicazione a cui faceva riferimento già Jacopo, cioè allo Stalin di Trotsky. E l'altra ovviamente è la propaganda che ancora oggi viene posta e viene riproposta a distanza di 100 anni, e cioè quella appunto di un atto autoritario ad opera di qualche singolo uomo o di un piccolo gruppo e non quello che realmente fu la rivoluzione, cioè la capacità di un partito e di una direzione politica di connettersi a quelli che erano i bisogni fondamentali, a quelle che erano le esigenze delle masse e di fronte all'impossibilità di uno sbocco come era appunto la situazione del 17 che non passasse per una alternativa radicale, ecco, di fronte a questo impasse l'unica era, come poi dimostrò il partito bolscevico, prendere il potere e arrivare all'insurrezione, che fu un'insurrezione, lo sottolineo, assolutamente pacifica e con il grosso di quella che era la capacità dello Stato e l'apparato statale di resistere all'insurrezione già completamente svuotato dalla propaganda e dalla capacità dei bolscevichi di conquistare non solo gli operai ma i soldati, i contadini alla loro causa.
Quindi solo superficialmente si può pensare che questo dibattito sia un dibattito che non c'entri con quella che è la discussione oggi. E solo superficialmente si può pensare che tutto questo non sia di insegnamento per noi rispetto alla crisi che il capitalismo vive, rispetto alla situazione di mancanza di via d'uscita su queste basi. Per cui la Russia e quello che è successo 100 anni fa in Russia ci può aiutare e ci deve aiutare ad orientarci rispetto ad un sistema appunto che, dove aumentano le diseguaglianze, un sistema dove aumentano le differenze tra le classi, dove peggiorano le condizioni di lavoro e dove è inevitabile, come già stiamo vedendo in gran parte d'Europa, che ci siano movimenti di partecipazione di massa, di risveglio di massa nella società. E quindi la Russia ci può aiutare anche a discutere della Catalogna, a discutere di quello appunto che stiamo vedendo e del grande processo di partecipazione popolare che stiamo analizzando e su cui appunto anche ritorneranno altri dopo di me. Io ho finito perché appunto non voglio mettere troppa carne a cuocere, ci saranno appunto gli interventi che riprenderanno e approfondiranno le cose che dicevo. Mi tocca però anche fare saluti rispetto al fatto di stare a Napoli. Io penso che ovviamente siamo orgogliosi e come dire, è un onore per noi ospitare questa iniziativa nella nostra città. Penso che chi non ci conosce, soprattutto appunto per questa iniziativa nazionale dove sono venuti anche compagni da altre parti d'Italia, ma ci sono ovviamente napoletani, penso che chi non ci conosce, chi magari viene qua, è venuto qua incuriosito per capire, per ascoltare, per vedere appunto che cos'era questa iniziativa, ecco, chiedo a questi di rimanere, di discutere, di approfondire questi temi, di continuare la serata che non finirà solo con la discussione ma che poi vedrà anche il concerto e una parte successiva a quella che stiamo affrontando, perché la necessità di organizzarci e di lottare, di fare in modo che le idee del bolscevismo siano oggi riprese e rilanciate, è una necessità che non solo è impellente ma che ha bisogno della forza di tutti. Io auguro ovviamente buon lavoro, buona notte rossa a tutti e viva la rivoluzione d'ottobre.